Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi pescherò spinning, cioè spinning leggero, a caccia di siluretti. Non mi aspetto nulla di troppo esagerato. Posizioni di pesca ci sta, l'ho già provata varie volte. Ce n'è, diciamo che c'è abbastanza attività. E niente, speriamo di prendere qualcosa e di divertirci. Quanto cavolo è grosso! Guardate qua, serpentone, pesce gatto. Dai, come se fosse un siluraccio. Vai, liberalo pian piano. Ciao bello. Primo pesce ragazzi. Madonna. Madonna sei grosso. Guardate qua, sentite qua quanto tira. Cattivissimo, cattivissimo. Primo lancio, primo pesce. È molto molto grosso. Da come tira potrebbe essere un siluro. Sta un bel po' sul fondo. Non deve andare là sotto. Se va là sotto sono fottuto. Porca boia. Guarda qua che testate grosse. No. È grosso, grosso ragazzi. Molto grosso. Ok. Non se riesco a far. No. Non deve andare là sotto. Dio buono che combattente. Dio buono. Molla un colpo, non... No, ha rotto. Porca troia, ha rotto. Cazzarola spaccata. Ah no, si è slamato ragazzi. Il combattente comunque. Ok, facciamo due lanci. Probabilmente comunque ormai ne ha spaventati parecchi. Quindi non so se abboccherà qualcos'altro. Ha fatto un bel casino. Agganciato un altro ragazzi, siluro mi sa, da come tira sembra un siluro. Siluro bello incazzato, siluro pesce gatto sicuro, che questo di taglia. Porca puttana, bastardo. Nonna se ci credono qua, sono incazzati oggi. Oggi è anche una giornata decente. Siluro, giusto? Sì, mi sembra un siluro. Dal modo di tirare sembra un siluro. Dai, devo dargli un po' di frizione che deve stancarsi. Vediamo se riesco. Chissà perché in sto periodo poi sono più incazzati. Dovreste dormire, dovreste essere pollici, invece siete incazzati neri. Ok. Oh, questo sembra. No, sembra il cazzo. Sembra che stia riuscendo a muovere, invece è lui che muove me. È lui che decide dove andare. Che black macigno. Dai. È inverno, dovete dormire, non dovete essere così incazzati col mondo. Vieni qua. Vieni. Vabbè, vai dove vuoi. Però non ti incazzare. Che buono. Oh, non lo si riesce a spostare. Non lo si riesce a spostare, ragazzi. È ignorante che cozza. Dai. Piano piano. Forse quello di prima, comunque. L'ignoranza è la stessa. Spero che a testa piomba tenga. Che davvero... Che buono, sembra di fare tiro alla fune con un toro. Che poi avrà sto testone enorme, non ne vuole sapere mezza. Dai, vieni qua, maledetto. Cazzo, sta venendo un mal di schiena. Se mi scappi anche a sto giro entro in acqua e ti prendo a mani nude. Bestione. Bestione. Prima che si stanchi questo ce ne vuole. Dio buono. Madonna, c'è una forza fenomenale. C'è una forza mostruosa. Che
ripartenza, che ripartenza, signori. Sembra che il nostro amico non ce la faccia più. Oh yeah, madonna, che animalus. Non so se con un guanto riesco a tirarlo su, forse ce ne volevano due. Adesso vediamo di non far stronzate alla fine. Vieni qua, bestia. Madonna, che testone. Madonna. Ci cattivte, eh? Fammi vedere bene la faccia. Saluto la stampa. Vieni da ste bande. No, 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 non ripartire, non farlo stronzo. Non farlo stronzo. No, 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 torna in qua, torna in qua, torna in qua. Vieni qua. Fotoricordo, poi ti libero tanto. Vieni qua, vieni qua. Che buono, certo che. Forse ci vogliono due guanti. Oddio. Minchia, mi tremano le mani. Ok. Madonna, sei grossa. È un ragazzaccio proprio. Raga, vi dico solo che questo è il silurazzo che ho preso. Minchia, sarà un metro e passa. Madonna. Non riesco manco a tirarlo su da quanto è pesante. Oh yeah. Ecco ragazzi l'animal house. Il black macigno. Pat pat. Ottimo lavoro ragazzaccio. Che bello che sei. Oh yeah. No no no, non ti incazzare con me. Non mi guardare male. Sta calmo. Ciao. E da quel che mi è sembrato di vedere ha attaccato un'altra esca. questo è più piccolino comunque. Sì sì, ci ha attaccato un'altra gomma alla coda. Minchia puretto, un Highlander. Ci ha attaccato la mia, una vecchia gomma verde mia. Allora, adesso lo dobbiamo tirare fuori. C'è anche stancato. Vabbè, questo lo trascino. Combattimento dalla coda. Vieni, vieni, vieni cucciolo, vieni bello. Ah, t'ho preso dalla coda. Sì, sì, c'è un'altra gomma attaccata. È la mia, anche quella. Dio buono, puretta. Aspetta che... Fox M. Metodi alternativi. Mi vado a rimpantanare. Ora voglio vedere come lo tiro su questo dalla coda. Allora. Oddio. Vorrei tanto non schiattarci. Ok. Prossimo acquisto stivali. Dov'è? Beh, ragazzi, guardate. C'è un'altra gomma attaccata, buretto. Allora, io l'ho preso dalla coda. Questo è più piccolino rispetto a quello di prima. Quello di prima era una bestia. Questo è cucciolo. Vieni da ste bande. Sì, sì, guardate, c'è una gomma verde. Ah, no, non è mia questa gomma verde. Forse di qualche ragazzo che viene qua a pescare. Problema, chi lo devo prendere dalla bocca sto coso? Come cacchio lo piglio dalla bocca? C'è una brutta abitudine comunque te, siluro. Ti fai beccare dalla coda. Lo sto prendendo, sono in basso, Giulia. Che è un casino perché essendo preso dalla coda. Vabbè, adesso quando tiro fuori lo faccio vedere, ragazzi. Ecco qua, ragazzi, un altro bel silurotto. Guardate qua, poverino. L'ho allamato io col mio shad e qualcun altro deve aver allamato un'altra volta con lo shad verde. Ma ragazzi, se di qualcuno di voi questo shad ve lo ridò molto volentieri. Adesso io lo slamo. Che questo comunque, per fare un paragone, più o meno sarà sul metro. Ecco, anche te cucciolo, liberato dai due shad. Uno è qua, quello verde, non mio. Liberato. Ci attaccavo anche. E l'altro è il mio shaddino, la blu.
questo qua, ragazzi. Vabbè, senti, è qua comunque. Adesso torni a fare la tua vitaccia insieme ai tuoi amici. Vieni qua, bello. Madonna, anche lui at pies magnè, eh? Mangione. Vai. Torna a divertirti. Ciao ciao. Bene ragazzi, il video è finito. Devo dire che mi sono divertito un sacco. La canna ha passato il test, dato che l'ho comprata da poco. Devo dire che tanta roba, acquisto molto yes. È stata una battaglia feroce, però alla fine ce l'ho fatto, ho vinto incredibilmente, sono molto contento, davvero stradivertente. Quindi, ultima cosa, ricordatevi di lasciare like e commentare, soprattutto iscrivetevi al canale, dato che un sacco di voi che guardano i miei video non sono iscritti. Quindi dopo oggi iscrivetevi. E niente, ci vediamo alla prossima avventura di Funky Pesca. Ciao a tutti!